Buongiorno ragazzuoli, sono tornato ancora una volta per il Retronauta e ancora una volta assieme al mio cappello del sapere. Sì, oggi tratteremo un altro titolo storico e ho potuto apprezzare il vostro interesse per la rubrica la prima volta con Guardian Heroes. A quanto pare vi è piaciuta parecchio, siete stati abbastanza contenti e sono molto contento anch'io perché significa che c'è ancora interesse per i titoli storici. Il gioco che tratteremo oggi è persino più importante di quello, perché oltre ad essere molto più conosciuto, ha dato vita a un genere vero e proprio. Non è un genere completamente originale, è una sorta di genere ibridato, ma andiamo un attimino a vedere cos'è grazie a una domanda che, bene o male, ormai tutti si ricordano, o almeno quelli che ci hanno giocato si ricordano tutti. What is a man? A miserable little pile of secrets! Esatto, ragazzuoli, Symphony of the Night, quello che da moltissimi è considerato forse il punto più alto mai raggiunto dalla serie Castlevania. Il motivo è piuttosto semplice: Symphony of the Night in realtà non è proprio un Castlevania classico, tutt'altro, è il gioco che ha dato vita al termine Metroidvania, cioè ha creato fondamentalmente un nuovo genere. I suoi creatori si sono ispirati neanche troppo velatamente proprio alla serie Metroid in tantissimi elementi e hanno mutato completamente il gameplay dei vecchi Castlevania che erano, alla fine della fiera, degli action platformer con una forte enfasi sull'azione e sulla skill del giocatore. Non ho detto che è considerato il preferito da tutti per una semplice motivazione. Castlevania Symphony of the Night, con questo cambio strutturale, ha modificato l'anima stessa dei Castlevania, cambiandola completamente e andando poi a influenzare tutti i titoli per portable che sono usciti dopo, tra cui Circle of the Moon, Aria of Sorrow, Harmony of Dissonance, Dawn of Sorrow e via così. Tutti titoli bellissimi, per carità, ma diversi dai primi Castlevania, di cui alcuni considerano ancora il punto più alto Super Castlevania 4. Ci ritorneremo un po' su quando parlerò dei difetti del gioco, ma per il momento andiamo a vedere il gioco stesso. Si parte subito a bomba, e in modo anche abbastanza ingannevole, perché all'inizio si controlla Richter Belmont, in un titolo che sembra essere a tutti gli effetti il rifacimento del finale di Rondo of Blood, che se non lo sapeste è un capitolo di Castlevania per PC Engine molto apprezzato dai fan. Nei panni di Richter si combatte praticamente subito contro Dracula, che è una cosa molto spettacolare per l'inizio, ma non bisogna farsi ingannare. Perché? Perché la battaglia contro Dracula non è particolarmente difficile, tutt'altro, anzi non si può praticamente morire, anche se si viene mazzolati brutalmente dal boss, arriva Maria che vi rende invulnerabili e riuscite a batterlo senza problemi, d'altronde si tratta di un prologo. I controlli di Richter sono però molto simili a quelli di Rondo of Blood, non ci sono le frustate direzionali che c'erano in Castlevania 4, ci sono delle frustate semplici e la possibilità di muovere la frusta un po' come si vuole se si tiene schiacciato l'attacco, con le mosse tipiche dei Belmont, tra cui anche l'utilizzo degli oggetti come la croce, l'acqua santa e via così. È un inizio molto epico, ma si chiude praticamente subito e poi si passa 5 anni dopo, dove il castello di Dracula è tornato sulla Terra senza apparente motivo, visto che Richter aveva già sconfitto il Signore del Male, e arriva un altro protagonista, Alucard. No, non quell'Alucard qua, quell'Alucard qua, quello di Castlevania 3, che aiutava il protagonista all'epoca e che in quel gioco sembrava un po' uno stereotipo disegnato male del vampiro transilvano. Fatto sta che dopo Castlevania 3 mi sa che Alucard si è fatto un bel sonno di quelli proprio rinvigorenti, perché diventa improvvisamente un figaccione stratosferico, quindi quell'Alucard qua. Cioè un biscione vampirico con i capelli bianchi, lunghi e fluenti e fattezze molto femminili. Non bisogna però sottovalutare il buon Alucard solo per il fatto che usa creme di bellezza, perché anche l'inizio con lui è molto spettacolare. All'inizio Alucard è tutto bello equipaggiato, potentissimo, e distrugge praticamente tutto con un colpo solo, finché Morte non gli toglie tutti gli oggetti. Da quel momento lì la struttura del Metroidvania si apre completamente, ovvero non si ha più una mappa con locazioni esterne, poi il castello piuttosto lineare, ma una mappa alla Metroid, con solo il castello di Dracula, enorme, pieno di stanze e zone da superare, e svariate zone che possono essere superate solo utilizzando determinati oggetti, come in Metroid. La struttura però non va paragonata completamente a quella di Metroid, perché in realtà è molto diversa. Infatti ci sono elementi GDR molto forti in Symphony of the Night, tra cui anche un loot system che permette ad Alucard di equipaggiare vari oggetti ed armi e di svilupparsi a livelli combattendo. Non solo, gli oggetti di Symphony of the Night hanno più utilizzi in media di quelli di Metroid e molti sono utilizzabili in combattimento in modo piuttosto efficiente, persino le forme animali, che sono quelle utilizzate da Alucard per passare in molte delle zone bloccate, sono piuttosto efficienti in combattimento grazie a qualche spell offensivo. Già, perché ci sono anche le magie in questo gioco, Alucard può utilizzare le magie, tra cui le tre fireball che utilizzava anche in Castlevania 3 e svariati spell che sono utilizzabili durante i combattimenti, ma non sono comunque le magie la peculiarità principale. Come potete notare, utilizzando un vampiro non utilizzate più un Belmont, quindi non utilizzate più la frusta. Le armi di Alucard sono spade,
spade e scudi che si trovano in giro per Castlevania. Il fatto che ci sia un loot system ha permesso agli sviluppatori di variare il moveset e quindi varie armi hanno varie tipologie di attacchi, tra cui anche attacchi specifici legati all'arma che sono utilizzabili con delle movenze da picchiaduro. Sì, in pratica oltre alle magie normali ci sono magie legate alle singole armi che permettono ad Alucard di eseguire delle mosse speciali piuttosto utili. Il combat system così risulta molto soddisfacente perché Alucard può schivare all'indietro in una mossa che è una sorta di moonwalk utilizzabile anche per muoversi più rapidamente nella mappa. Combatte con grande velocità, le animazioni sono fluide e spettacolari, i comandi sono estremamente responsivi e l'utilizzo delle varie armi diversifica molto l'approccio al combattimento, così come gli spell e le trasformazioni in animali. Funziona tutto alla grande e va ad unirsi in realtà a un numero smodato di segreti nascosti per il castello, tra cui anche dei familiar evocabili che aiutano Alucard passivamente e che diventano sempre più potenti livellando con lui, tra cui fatine che curano, pipistrelli, una spada fluttuante potentissima una volta potenziata, un demonietto anche utile per sbloccare certe zone. Insomma, ci sono tantissimi trucchetti nel gioco e tantissime chicche a livello di combattimento. Quando parlo di segreti però non intendo soltanto le armi, perché il castello è veramente ricchissimo di meraviglie. Esplorarlo è un piacere, ci sono tantissimi oggetti da scoprire, c'è persino un vendor che aiuta Alucard durante l'avventura nella library, ci sono un bel po' di aree da aprire, liberare dall'acqua per poter passare, è un bordello disumano di porte segrete e muri da spaccare per trovare altri segreti nascosti, tra cui anche un po' di easter egg e citazioni che non fanno assolutamente male. È una cura per il dettaglio che si trova sempre più raramente al giorno d'oggi, che dimostra un grandissimo amore degli sviluppatori per il proprio gioco. Ci sono veramente delle cose splendide nel titolo, ma anche nei piccoli dettagli, come ad esempio notare come, quando Alucard si trasforma in pipistrello, il proprio pipistrello familiar si innamori momentaneamente di lui per poi far apparire un punto di domanda sopra la sua testa quando ritorna normale. E cose di questo tipo qua, o stanzette dove appaiono dei fantasmi la cui unica utilità è dare ancora più atmosfera al gioco. I segreti del gioco poi sono incredibilmente influenti sulla campagna, cosa che praticamente costringe il giocatore a andare in giro e a scoprire tutto quello che si può scoprire per potersi godere il gioco appieno. Già, perché se non andate in giro a esplorare il castello e andate diretti da Richter nel momento in cui ottenete la forma di pipistrello e potete raggiungerlo, vi beccate il finale peggiore, quello più scadente, e l'avventura dura letteralmente la metà. Non sto scherzando, cioè Symphony of the Night viene giocato a metà da chi se lo gioca senza esplorare. Perché? Perché se voi invece andate in giro per il castello e trovate due anelli, una specifica armatura che vi permettono di raggiungere delle zone nascoste, dopodiché trovate Maria un paio di volte e vi fate consegnare gli Holy Glasses, cioè degli occhiali che permettono di vedere le cose nascoste, vi renderete conto che sopra la testa di Richter c'è una sfera verde. Combattete contro Richter, notate la sfera verde sopra la sua testa, distruggetela invece di uccidere lui e udite udite, spoiler alert perché non tutti probabilmente vorranno saperlo, avrete sconfitto momentaneamente Shaft, il vero fautore della resurrezione di Dracula, che controllava Richter fino a quel momento. Una roba incredibile perché una volta sconfitto Shaft l'avventura non finisce, ma appare un altro castello che altro non è se non il castello base, già gigantesco, invertito, tutto da riesplorare. Non è semplicemente una riproposizione della stessa mappa, o meglio, lo è a livello architettonico. È una riproposizione della stessa mappa con avversari completamente diversi, molto più difficili da sconfiggere, armi molto più potenti da trovare e alcune zone davvero molto più ostiche, vista la nuova conformazione che costringe quasi sempre a utilizzare il pipistrello per muoversi. Nel nuovo castello dovrete sconfiggere 5 boss, tra l'altro tutti ispirati a quelli del primo Castlevania, per raccogliere i pezzi di Dracula e sconfiggere il vero boss finale e ottenere il vero finale. È una cosa fuori di melone che oggi come oggi quasi nessun sviluppatore oserebbe fare, perché andate voi a pensare di dover trovare tutti quegli oggetti per poi ottenere un singolo oggetto, una volta utilizzato il quale nemmeno siete così sicuri di sapere cosa dovete fare per poter andare avanti nel gioco, perché il titolo non ve lo dice e lo dovete capire da voi. È assolutamente spettacolare, così come spettacolari sono il numero di armi e i loro poteri speciali e la possibilità persino di evolvere alcune di queste. Però non è tutto perfetto. Non è tutto perfetto per un semplice motivo. Il titolo non è bilanciatissimo. Questo è il motivo per cui molta gente considera Super Castlevania 4 il migliore dei Castlevania invece di Symphony of the Night. Symphony of the Night è infatti un titolo facilotto. La struttura a livelli del gioco permette ad Alucard di diventare potentissimo e una volta ottenute certe armi, tra cui la Chris Egrim, che è una spada assolutamente overpowered, tutto va giù in un nanosecondo, anche i mostri più potenti, persino i boss.
raggiunto il livello necessario. Per superare i boss non serve tanto la skill quanto semplicemente la pazienza di salire di livello. Una volta di livello abbastanza alto, praticamente tutti i boss sono una passeggiata nel parco. È una cosa che rovina un po' la struttura dei vecchi Castlevania, dove la skill era importantissima, i titoli erano estremamente impegnativi e le boss fight erano brutali. E c'era bisogno anche di un utilizzo perfetto degli oggetti secondari, lì molto importanti, qui utilizzabili sì, ma trascurabili nella maggior parte dei casi. È un problema non da poco per chi ama gli elevati livelli di sfida, ed è un vero peccato perché se ci fosse stato semplicemente una limitazione maggiore dei livelli su Alucard o un semplice scaling dei nemici una volta che Alucard era salito di livello, tutto si sarebbe fatto molto più esaltante, tutto si sarebbe fatto molto più piacevole, il gioco sarebbe stato quasi perfetto. Così è un titolo molto facile per chi è abituato ai vecchi Castlevania, ma dà un grande senso di potenza perché Alucard è veramente una forza della natura e soprattutto ha un'art direction stratosferica. Il castello è incredibilmente vario, le zone da scoprire sono brillanti, ricche di elementi davvero spettacolari e molto molto variegate anche a livello artistico, e in particolare non si può non elogiare la colonna sonora del gioco. E questa sì, senza dubbio, è la migliore dei Castlevania, oltre che una delle migliori di sempre. Sentitevela un pochettino, giusto per farvi capire fino a che punto siamo arrivati. La compositrice è Michiru Yamane e tanto di cappello per il lavoro eccezionale che ha fatto. Ecco, la musica è bellissima, i doppiaggi un pochettino meno. Notare. Mother, no! Please, no! Yes, Alucard. Watch me die and remember always my last words to you. Ma va bene lo stesso perché il gioco è epicissimo comunque, e non solo, perché una volta finito potete anche rigiocarvelo con Richter una volta ottenuti determinati obiettivi nella campagna principale. La versione per Saturn era paradossalmente più completa di quella per PlayStation, perché si poteva giocare anche con Maria, una maga in grado di utilizzare svariati incantesimi, e non solo, c'erano altre due zone, però non rovina certo il titolo il fatto che manchino questi elementi. È sempre un capolavoro da giocare, anche oggi è fantastico, la qualità del tutto è eccezionale. Il titolo esalta da inizio a fine, e è vero che la difficoltà non è molto alta, ma vi terrà comunque incollati allo schermo. È uno di quei giochi invecchiati davvero, ma davvero bene. L'unico punto che mi sento di fare è che non capisco perché nella traduzione inglese, contrariamente a quella giapponese dove non c'entrava assolutamente una mazza, molti nomi di armi e di oggetti sono stati presi paro paro dal mondo di Tolkien. A quanto pare il traduttore era un grosso appassionato del Signore degli Anelli e del Silmarillion. Fatto sta che non c'entrano assolutamente nulla con l'ambientazione di gioco, ma è anche vero che in Castlevania ci sono tanti di quei mostri ispirati alle leggende metropolitane e alla mitologia che stare a preoccuparsene non è importante. Per quanto mi riguarda, la preferenza tra questo e Castlevania 4 va sicuramente a questo. Ho apprezzato tantissimo anche Super Castlevania 4 quando l'ho giocato, ma questo titolo secondo me è superiore praticamente in ogni elemento e ha realmente evoluto la serie pur cambiandola tantissimo. Non ho dubbi a riguardo, è un gioco che va provato una volta nella vita. If those are your true feelings, then so be it.